A partire dal III secolo d.C., l'impero romano vive un periodo di profonda crisi, che lo porterà a capitolare definitivamente nel 476 d.C., data convenzionale per indicare la caduta dell'impero romano d'Occidente. A partire da questa data inizia il periodo chiamato Alto Medioevo, che vedrà proseguire il mito di Roma in Oriente con l'impero bizantino, e che vedrà in Occidente i frammentati regni romano-barbarici riunificarsi nuovamente nel Sacro Romano Impero, sotto la guida di Carlo Magno. Arriviamo così all'anno 1000, anno simbolico in cui si chiude l'Alto Medioevo e si fa iniziare il Basso Medioevo, periodo che arriverà fino alla scoperta dell'America nel 1492. Il IX e il X secolo d.C., le città costiere del nord Europa e del Mediterraneo, in particolare dell'Italia, sono soggette a continue scorrerie molto violente da parte dei Vichinghi nel nord Europa e degli Arabi nel Mediterraneo. Le due principali potenze di quel periodo, il Sacro Romano Impero e l'Impero Bizantino, non sono più in grado di difendere i domini costieri, perché troppo impegnati a combattere e lottare contro nemici interni o che spingono dai confini. A questo punto le città costiere, per sopravvivenza, sono costrette ad organizzarsi per conto proprio. Da questa riorganizzazione autonoma delle città costiere nasceranno le prime repubbliche marinare. Arriviamo così intorno all'anno 1000, che è il periodo che ci interessa perché da noi preso in esame, in cui troviamo alcune di queste città costiere dell'Italia, una volta appartenenti ad esempio ai domini dell'impero bizantino, che si sono ormai organizzate in vere e proprie città-stato, cioè delle città autonome, indipendenti, che gestiscono la propria vita politica e commerciale per conto proprio. In Italia abbiamo molte di queste città, ma quelle più importanti sono nello specifico quattro, le quattro repubbliche marinare. Amalfi, Pisa, Genova e Venezia. Nei secoli successivi all'anno 1000, le repubbliche marinare diventeranno così potenti da costituire dei veri e propri piccoli imperi commerciali che si espandevano non soltanto in Italia, ma in tutto il bacino del Mediterraneo ed oltre. All'inizio dell'XI secolo assistiamo alla cosiddetta rinascita dell'anno 1000. Si tratta di un periodo di grandi innovazioni tecniche, soprattutto in campo agricolo, come ad esempio l'aratro con le ruote e il vomere in ferro, il collare a spalla per gli animali da tiro e la rotazione triennale per i campi agricoli. Queste innovazioni in campo agricolo portano all'aumento delle scorte alimentari, quindi a maggiore disponibilità di cibo. La conseguenza è una nuova crescita demografica, cioè l'aumento della popolazione, la rinascita delle città e soprattutto il risveglio dei commerci e della cultura in generale. Sempre intorno all'anno 1000, assistiamo allo stesso fenomeno che ha portato alla formazione delle repubbliche marinare, ma questa volta nelle città dell'entroterra, specialmente quelle dell'Italia settentrionale. Esse si organizzano in maniera autonoma e formeranno i comuni. I comuni sono anch'essi delle vere e proprie città-stato che caratterizzeranno l'Italia settentrionale e che saranno appunto contraddistinte da un'autonomia di governo e di commercio rispetto all'impero. In essi nasce una nuova classe sociale,
che erano i cosiddetti abitanti del borgo, cioè la borghesia, formata in realtà da mercanti e commercianti. Il simbolo della nuova organizzazione comunale sono le tre piazze che all'interno di ogni città vanno formandosi. La prima è la piazza del Palazzo Pubblico, cioè dove risiedeva il nuovo governo del comune e che aveva funzione politica. La seconda è la piazza del Duomo, cioè dove c'era la cattedrale con il vescovo, quindi una funzione religiosa. La terza ed ultima, infine, la piazza del Mercato, che appunto assolveva alla funzione economica, cioè quella degli scambi commerciali.